Torna la paura nelle preserre, scattano nuove restrizioni. Scuole dell'obbligo chiuse, stretta per quanto riguarda il controllo degli assembramenti e possibile divieto d'accesso agli uffici municipali di Via Castello. Sono le misure che il sindaco della città, Domenico Donato, ha adottato per contenere il contagio da Covid, in quanto il quadro generale è piuttosto preoccupante. Ci sono 18 casi di positività ed un'infinità di ordinanze di quarantena da contatto che riguarda i familiari dei contagiati. Per questa ragione l'amministrazione comunale sta mettendo in atto una serie di provvedimenti, dopo le misure adottate per gli istituti della scuola dell'obbligo, elementari e scuola media chiuse sino alla fine del mese, ma si prospetta il riavvio delle lezioni per dopo Pasqua. Il dato più significativo riguarda l'istituto comprensivo di scuola media Corrado Alvaro, che a seguito della positività che ha riguardato due docenti, la dirigente scolastica Maria Carmen Aloi, in via precauzionale, ha condiviso la scelta dell'amministrazione di chiudere con le lezioni in presenza e quindi avviare la didattica a distanza. Per quanto riguarda il tracciamento alla chiusura, sono stati interessati pure i plessi dei comuni di Palermiti, Olivadi, San Vito sullo Ionio e Petrizzi. La disposizione è arrivata perché i due insegnanti tengono lezione anche fuori dall'istituto Corrado Alvaro. Notevole pure il numero dei tamponi molecolari richiesti al laboratorio di virologia. Ieri, da parte dei sanitari dell'azienda sanitaria provinciale, sono stati sottoposti a screening 66 persone, tra alunni e docenti. Altrettanti sono in agenda, in quanto ad essere interessati dalla scuola sono tutti i docenti e naturalmente tutti gli alunni del Corrado Alvaro. I due docenti non sono residenti in città, ma provengono da fuori comune. Altro dato significativo riguarda il bambino positivo riscontrato alla scuola primaria delle Suore dell'Immacolata di via Brigida Pastorino. Anche in questo caso è stata disposta la chiusura della struttura. Nell'ordinanza del sindaco sono compresi le strutture private e le ludoteche che si stanno trovando a dover fronteggiare una crisi non solo epidemica, ma soprattutto economica ed occupazionale. È ovvio che la situazione potrebbe esplodere da un momento all'altro, se dagli esami dovrebbero venire fuori ulteriori casi di contagio. Argomento che il sindaco ha voluto affrontare anticipando alcune misure che riguardano la possibile chiusura al pubblico degli uffici comunali, proprio per evitare assembramenti e l'andirivieni agli utenti che hanno necessità di sbrigare pratiche di carattere amministrativo. Altro punto è che la Giunta, attraverso l'ausilio delle Guardie Ambientali d'Italia, ha intenzione di intensificare i controlli in strada, con misure finalizzate all'antiassembramento nelle principali piazze e all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale. Su questo punto, massima disponibilità da parte del dirigente della sezione, Raffaele Borrello, per un intervento in stretta sinergia con il comando della Polizia Municipale, che da ormai un anno è impegnato sul fronte dell'emergenza sanitaria. Conclusa da poco la seconda giornata di controllo con tampone molecolare della popolazione scolastica di Chiaravalle. Per quanto riguarda l'istituto comprensivo Corrado Alvaro, ben 4 classi, docenti e personale ATA e l'istituto scuola dell'infanzia Maria Immacolata. Oggi sono stati fatti 56 tamponi, nella giornata di ieri 68. Ben 124 tamponi. Dei 68 effettuati ieri, mi sento di tranquillizzare tutti quelli che lo hanno fatto, tutti i residenti di Chiaravalle che lo hanno fatto. Questo perché? Perché i tamponi sono stati processati. C'è stato un ritardo ieri sera, ora ho la certezza che sono stati processati e non ho avuto nessun esito di positività. I 56 effettuati oggi sono già stati consegnati presso il laboratorio di microbiologia a Catanzaro e quindi attendiamo questa sera dalle 21:30 in poi gli eventuali esiti. Altro aggiornamento che voglio dare, lo pubblicherò poi questa sera, riguarda la situazione ad oggi Covid a Chiaravalle. Non abbiamo avuto positivi, è una gran bella notizia oggi. Abbiamo invece avuto 4 guariti e pertanto la situazione oggi è di 14 positivi. Sarà mia cura, come sempre, venendo a conoscenza di ulteriori informazioni che riguardano la nostra città, di rendervi sempre partecipi. Grazie.